poi il Gaetano, perché mi torna, se no non dico Alessandro, Alessandro anche lui. Ciao. Chi è partecipato? Eravamo per un attimo, insieme a Quadrante. Franco Bruno. Ah, Quadrante, sì. Buonasera, se vi volete accomodare così iniziamo fra un minuto. Nelle prime file interroghiamo dopo, quindi mi raccomando, prendete appunti. Intanto grazie, ringrazio BTO per avermi dato la possibilità di moderare questo panel. Sono felicissima di farlo perché innanzitutto non c'è assolutamente niente di moderato in questo panel, perché sono tutte delle esperienze che sono molto emozionanti, sono tutte esperienze che sono partite diciamo dal basso, anche quelle che sono state realizzate dalla pubblica amministrazione, no? Correggetemi se sbaglio, e le sento anche molto vicine in quanto io faccio parte anche di questo progetto che si chiama Invasioni Digitali, che è un progetto che parte dal basso, un progetto creato dalle persone, un panel che si chiama Unire i puntini, e i puntini, per come la vedo io, la prima cosa che possono rappresentare rappresentano le persone, quindi siamo un po' tutti noi che nel bene e nel male, anche sbagliando, siamo riusciti a realizzare qualcosa. E abbiamo realizzato qualcosa attraverso un approccio che noi consideriamo innovativo, quindi tutte queste esperienze che oggi vi presenterò sono esperienze che sono assolutamente innovative. Io amo ascoltare queste storie perché sono storie italiane, sono storie di persone che hanno creduto, voluto fortemente rimanere qua in Italia per realizzare questi progetti. E io parlerei fino a domani, però di solito mi devono sparare per smettere di parlare, quindi vorrei che ascoltaste le loro storie perché sono delle storie assolutamente interessanti. So che anche voi siete assolutamente pronti e felici di ascoltare storie, vero? Sì, eccoli, perfetto. Allora iniziamo innanzitutto con Gianni La Corazza, che ci presenta un ragazzo che ho appena conosciuto. Sì, se vuoi avvicinarti là intanto. Un ragazzo che ho conosciuto personalmente, ragazzo, notare, ho conosciuto personalmente qualche tempo fa, Captatio Benevolenzie, e è una storia interessante perché è una storia di una istituzione pubblica, esatto, che ha creduto in un progetto partito dalle persone che fanno parte di un'istituzione pubblica, sì. Quindi ogni tanto anche l'aspetto burocratico produce qualcosa di positivo, ogni tanto diciamo, va. E dai, raccontaci la tua storia, raccontaci della Basilicata e di come, punto di domanda, siete riusciti a cambiare la sua visione. Stiamo provando visione a farlo, dai. Non... Sì, piacere a tutti, io sono Gianni La Corazza, responsabile della comunicazione dell'APT Basilicata. L'unire i puntini per noi nasce da un'esigenza assolutamente dovuta al fatto che le nostre dimensioni, la nostra storia ci obbligano a fare delle scelte che come pubblica amministrazione devono superare sostanzialmente alcuni steccati. Ci piace l'idea di giocare a far diventare la nostra regione come una smart community, come una comunità che in un certo senso possa aiutare anche in termini un pochino più ampi la comunicazione della destinazione turistica. Lo facciamo? Siamo? Sì. Perfetto. Lo facciamo partendo da qui. Cristo si è fermato ad Eboli per noi è un'etichetta che la storia ci ha messo addosso. Carlo Levi non è un problema, è quello che è stato interpretato dopo Carlo Levi, dal Cristo si è fermato ad Eboli in poi. Nell'immaginario del turista, quando si viene in Basilicata ci chiedono, ma l'asino dov'è? Il carretto dov'è? Qui ci aiuta Rocco Papaleo a
trasformare in un po' di futuro anche il carretto, perché amiamo queste nostre tradizioni come tanti in Italia e portano un pochino di divertimento in più in tutto questo. Da lì in poi nasce un percorso che vi presenterò fino ad altri personaggi della nostra storia, della nostra cultura, che per noi ha un senso promuovere all'interno della nostra identità di destinazione turistica. Perché siamo una piccola regione, non abbiamo tante risorse, perché siamo un ente pubblico. Chi conosce le gabbie burocratiche di un ente pubblico sa cosa vuol dire investire in comunicazione. Vi faccio soltanto un esempio: abbiamo un decreto in Italia che ci obbliga a spendere il 50% almeno sulla carta stampata, il 15% sul sistema radio televisivo locale, ci resta il 35% di una regione che spende poche centinaia di migliaia di euro per in web, e quindi figuratevi la televisione, se noi possiamo guardarla la televisione non possiamo investire. Di fatto però non possiamo fermarci, e quindi per noi ovviamente il web, che ci può accogliere come destinazione, come regione nella sua totalità, non soltanto come ente pubblico, diventa una mano che può aiutare anche i più deboli. Lo facciamo con un obiettivo, quello di avere una visione comune. Qui parto da uno dei paradigmi base che ci hanno insegnato alla comunicazione, cioè la nostra idea è quella di allargare il più possibile la base emittente del paradigma della comunicazione, farlo però portando ad avere tutti la stessa immagine della Basilicata. Cioè noi vorremmo che la Basilicata diventi una smart community, un laboratorio, un social media team diffuso, come quello che stiamo poi, è la fine del nostro progetto che qui vi presento. Tutti ad avere lo stesso messaggio, ma allargare il più possibile la base di comunicazione che l'emittente può permettere in questo caso. Le tre dimensioni di una smart community in realtà poi alla fine sono un tessuto imprenditoriale attivo e capace di attivare capitali economici e professionali, perché ovviamente il pubblico, benché piccolo, cioè poiché piccolo, non ce la farà mai a promuovere una destinazione da solo. Il turismo è economia, per fare economia ci serve il mercato, per il mercato ci serve una partnership, una collaborazione costante con il privato. Noi, il nostro ruolo in realtà è quello di creare una governance attenta alla creazione di opportunità, ed è quello che facciamo in questo progetto di Basilicata Smart Community. E poi ovviamente la comunità deve essere disposta a creare relazioni, a sentirsi parte integrante di un sistema, a reggere il sistema, a sostenere gli obiettivi comuni. Lo facciamo unendo le persone, lo proviamo a fare unendo le persone, lo facciamo unendo le persone che collaborano con noi, che vengono da noi, che vedono la Basilicata, che amano la Basilicata, che vogliono promuoverla, cercando più che altro di costruire insieme tutto questo social media team diffuso. Il prodotto ce lo consente, voi vedete questa immagine di Castelmezzano, ho fatto la presentazione qualche giorno fa, teneva 211 condivisioni, oggi se andate a vedere sono oltre 300 nel giro di qualche giorno. Castelmezzano molti conoscono e sanno cos'è il volo dell'angelo, diciamo che il prodotto lo consente, come tanti bei prodotti dell'Italia possiamo giocarci e possiamo mettere sul mercato qualche cosa anche noi. È un esempio, dal 2011 cambia la nostra visione e oggi è questa l'evoluzione. Siamo partiti col progetto Digital Diary, molti conoscono il progetto Digital Diary e sanno che cosa è diventato e come ci ha presentato a questo mondo. Lo facciamo costruendo opportunità anche per chi vuole raccontarsi attraverso il nostro portale basilicataturistica.com, lo facciamo facendo parlare le persone e approfittando, diciamo, anche di quelle che sono un po' le invasioni lente per noi, chi viene ci racconta un po' alla volta, ci piace raccontarcela così. Questo è un post che abbiamo rubato da Alessandra Farabegoli, che è venuta in Basilicata e l'ha raccontata, e sul nostro blog Basilicata Racconta ne facciamo parlare. Portiamo il futuro in Basilicata. Bitweek, chi ha partecipato a Bitweek sa che è un elemento in cui portiamo la cultura del web e dell'innovazione in Basilicata per parlare con i nostri operatori, con la nostra comunità, con le nostre persone, per trasferirgli quella conoscenza che in realtà abbiamo bisogno. E lo facciamo portando anche a BTO la nostra regione. Oggi siamo qui come APT avendo investito su 50 ingressi di operatori. Abbiamo portato con noi gli operatori, gli facciamo vivere BTO, sono felici di vivere BTO e tornano in Basilicata con l'idea di costruire con noi un messaggio comune. Ci accompagniamo bene, le ultime sono presentazioni di Mafia De Bagis, di Roberta Milano, che con noi ha costruito questo progetto, Sergio Cago, cioè persone che hanno esperienze, vengono da noi. Noi diciamo, come si dice in tante parti, vai con quelli migliori di te e fanne le spese. E così proviamo a imparare. Un caso piccolo, Casa Natural, sono dei privati.
Loro lavorano bene perché vedono il mondo, portano innovazione sociale, noi partecipiamo, li osserviamo come ente pubblico ma non sosteniamo l'iniziativa. Vanno avanti da soli e sosteniamo però la loro attività con la nostra vicinanza, con i nostri consigli. Ho finito, Marianna, veramente due slide. Questi sono i post di chi ama la Basilicata, noi li rubiamo e li mandiamo in giro, ovviamente con il loro benestare. È chiaro che il social media team diffuso alla fine per noi è un progetto così. Oggi i convegni si fanno così, con lo sguardo al futuro. E noi proviamo davvero a usare questa come opportunità. Qui superiamo Eboli. Questo è un personaggio, si chiama Leonardo Sinisgalli, è l'ultima slide. Il punto è esattamente questo. È un uomo che ha servito negli anni 50 del boom economico grandi uomini della comunicazione e dell'innovazione come Olivetti, Mattei, all'Alfa Romeo, alla Pirelli, e ha fatto comunicazione e innovazione. Questa è l'identità sulla quale noi più crediamo e vogliamo esportarla e che ci aiuta poi alla fine ad unire i puntini della Basilicata. Grazie dell'attenzione. Di quello che non sono. Grazie Sani. A me piace moltissimo questo concetto della smart community che avete portato avanti, perché parliamo tanto di futuro e poi non riusciamo tra le persone con le quali lavoriamo tutti i giorni a creare magari una connessione e a creare dei progetti per andare appunto nel futuro. Gli altri due ragazzi che vi presento adesso, se si vogliono accomodare, sono David Maggi e Patrick Romano. Lavorano entrambi diciamo nel settore marketing, Davide è CEO di Nimai. Ci presenteranno un progetto che è stato realizzato a Bologna, un progetto molto divertente perché attraverso il racconto degli utenti e attraverso anche un premio, no, che viene dato a questi utenti per creare questo racconto, per condividere questo racconto, si vuole promuovere appunto la destinazione Bologna e ora ce la raccontano. Grazie, buongiorno a tutti, mi chiamo Patrick Romano, sono il direttore di Bologna Welcome. Bologna Welcome è la struttura che segue la promozione turistica per il comune di Bologna. Siamo in due ma rispetteremo i tempi previsti. Io volevo semplicemente... Bologna Welcome è la DMO della città di Bologna, quindi si occupa della promozione dell'accoglienza turistica. Abbiamo sviluppato un piano strategico pluriennale. All'interno di questo piano strategico volevo solo isolare due aspetti. Uno è abbiamo identificato il marketing digitale come uno degli strumenti principali e su questo abbiamo convinto l'amministrazione e gli operatori ad investire. Sono dati che posso rendere pubblici perché sono usciti venerdì su Sole 24 Ore. Solo nel 2013 sono stati investiti più di 200.000 euro esclusivamente nel marketing digitale. L'altro aspetto che è l'obiettivo da cui nasce questa campagna, poi Davide entrerà nel merito che per voi forse è più interessante, è quello che noi avevamo un obiettivo specifico. Bologna, che ha un aeroporto molto importante, che si è sviluppato molto con un hub che ha più di 6 milioni di passeggeri, la maggior parte di questi erano passeggeri in transito. Quindi all'interno del nostro piano strategico uno degli obiettivi era quello di far fermare le persone, non solo che transitassero da Bologna per poi andare a Venezia, Roma, Milano, eccetera, ma farle fermare e fargli vivere Bologna. Quindi tra i vari mercati, il mercato che abbiamo identificato prioritario era la Londra, la Great London, che è una comunità urbana di circa 22 milioni di abitanti. Abbiamo sviluppato, qua come si va avanti? No, eccolo qua. Abbiamo sviluppato un contest in cui scambiavamo con il turista finale contenuti in cambio di gratuità, ovvero gli facevamo raccontare, lo ospitavamo a Bologna, gli davamo una gratuità completa, quindi anche in accordo con le compagnie aeree, veniva a Bologna due giorni e raccontava ai suoi amici, ai suoi contatti, eccetera, come lui vedeva la città. Chiaramente abbiamo organizzato questo in weekend specifici. Abbiamo sviluppato questo format che chiaramente abbiamo registrato come social media free trip e l'ultimo aspetto che mi piace sottolineare, questo ci è anche servito per coinvolgere i vari operatori economici della città a lavorare sugli strumenti di marketing digitale, perché al di là che hanno recepito molto bene il nostro progetto
e tutto l'investimento è stato fatto in promozione, perché ci hanno dato gratuità di hotel, ristoranti, eccetera, ma soprattutto si è creato un network che hanno condiviso questa attività sui social e loro stessi hanno iniziato a capire, i vari ristoranti, albergatori, eccetera, che sono strumenti importanti. Lascio la parola a Davide. Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Davide, sono l'amministratore di questa società che si chiama Animai, che si è occupata insieme a Bologna Welcome di creare questo format di coinvolgimento agli utenti da piattaforme estere alla città di Bologna. Come tutte le cose che riguardano questo settore, c'era un carattere molto sperimentale nell'inventarsi questo format. Noi avevamo fatto un bellissimo PowerPoint che è andato bene, poi ci è toccato anche farlo diventare realtà e non è stato semplice, nel senso che ci aspettavamo un coinvolgimento, ma tutto sommato è andato, siccome erano basse le aspettative, è andato ben oltre e siamo stati contenti di come sono andate poi le cose. La ricetta è molto semplice, quella che introduceva un po' Patrick, cioè fare in modo che gli utenti barattassero la loro presenza a Bologna con dei contenuti, quindi li abbiamo fatti trascorrere degli ottimi weekend tematici, quindi legati prima all'arte, poi ai motori, quando c'era ancora motor show, all'enogastronomia e quant'altro, purché loro ci dessero proprio una lista di contenuti che noi davamo in mano a loro, quindi dovevi fare X foto su Instagram, X tweet, X post su Facebook, dei video e quant'altro. E devo dirvi che si è creata anche una meccanica molto divertente tra noi e l'utente nel riuscire a fare questa attività. Nella pratica succedeva così, l'utente mette i contenuti sui suoi canali e lo fa tutto in real time e noi li ribattiamo invece sui canali ufficiali di Bologna Welcome. L'upload della propria candidatura passa attraverso un'applicazione Facebook che è dentro la pagina Bologna Welcome con la quale ti candidi e quindi puoi ambire a vincere questo weekend. Tutto è nato con una piccola campagna di engagement con un video che abbiamo creato su Londra che adesso vi faccio vedere. We have a panini for you. It's free. Basta, questo è un po', spiega un po' la campagna. Quello che è successo, ci sono stati dei weekend molto divertenti e anche numericamente interessanti, perché per l'edizione scorsa di Arte Fiera sono venuti due ragazzi da Londra, assolutamente utenti, amanti dell'arte e quant'altro, con due profili Twitter da 100.000 contatti totali. Capite che in una moria di audience come quella che abbiamo oggi sui canali tradizionali è stata una bella soddisfazione. A questi poi si sono aggiunti tanti numeri. Chiudi tu, ok. Sì, sono gli ultimi numeri. Volevo solo dire che abbiamo scelto Londra. Noi abbiamo vari target sui vari paesi e per gli altri paesi di solito abbiamo attività di digital marketing, attività tradizionali. Su Londra abbiamo esclusivamente fatto attività sui social network. I numeri che vi do chiaramente non sono solo legati a questa campagna qua, ma è legata a tutta una strategia complessiva.
il più 30% sono le presenze, quindi le notti d'albergo, che sono quelle che poi contano in termini turistici. Gli altri secondi numeri, semplicemente il nostro dato che vi dicevo, che le persone non devono solo transitare ma si devono fermare a Bologna. L'ultimo dato è il traffico sul sito. Secondo me la cosa più interessante è che le visite sul sito da UK sono passate da essere il 7º-8º posto a essere il 1º paese straniero alla fine della campagna. Quindi questi sono dati che abbiamo potuto misurare. Vi ho fatto vedere, cioè adesso stiamo lavorando sulla Turchia e abbiamo lavorato sulla Turchia e sull'Italia, con altre compagnie aeree nel 2014 continueremo a sviluppare il format. Grazie. 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 Sentendo questo mi viene in mente i luoghi, quindi le destinazioni non sono più neanche dei posti da visitare, no? Sono da fare. Sono dei luoghi da fare, no? Quindi è interessante questo concetto, mi piace. Allora, il nostro prossimo storyteller si chiama Alessandro Gaetano, direttore marketing Turismo Friuli Venezia Giulia. Vi racconterà una storia molto divertente, perché vi racconterà come è stato creato un romanzo collettivo dalla rete. Quindi come gli utenti siano stati chiamati a raccontare la propria storia in rete e come poi si è sviluppato questo progetto e dove siete arrivati. Allora, grazie a tutti per essere qui. Intanto io, avendo solo 10 minuti, parlerò molto a braccio, ho prodotto soltanto 3 slide che prego di far partire. Perché ti ha terrorizzato tutti? Perché... E vi parlerò di 2 piccoli grandi progetti. Il primo, se si può mandare avanti. Ah, ce l'ho mai. Allora, il primo è il romanzo collettivo. Il romanzo collettivo è un format che nasce dalla redazione della Stampa.it, il giornale di Torino, e della redazione di Tutto Libri, che è un format che noi abbiamo subito sposato in pieno, diventando partner dell'operazione, perché è un progetto che aveva un grandissimo contenuto di innovazione, secondo me. È la prima volta che si può produrre e leggere un libro in divenire, un libro che viene scritto quasi interamente dalla rete. Dico quasi interamente perché il progetto prevedeva che il primo capitolo fosse scritto da uno scrittore già famoso, quindi Fulvio Hervas, che è già noto alle cronache per una serie di successi in passato, che faceva partire il progetto, lanciava l'abbrivio, dopodiché la rete interveniva e i successivi 9 capitoli sono stati scritti interamente dalla rete. Non ancora tutti, perché manca l'ultimo capitolo, che è quello che termina poi nella città di Trieste. Il progetto parla di un viaggio che nel primo capitolo parte da Torino e arriva a Venezia, e poi da Venezia si dipana in una serie di percorsi che vanno a nord-est e visitano tutti quanti i luoghi del Friuli Venezia Giulia. E quindi è un modo nuovo per parlare del territorio, per parlare delle tipicità del territorio, per parlare dei suoi personaggi, delle sue peculiarità culturali, dei suoi cibi, in una modalità nuova, in una modalità totalmente peer-to-peer, in una modalità letteraria per l'appunto. E questo progetto ci ha dato notevoli soddisfazioni, perché è un progetto innovativo e ogni progetto innovativo porta con sé un valore intrinseco legato al fatto che se ne parla, e quindi la luce viene accesa perché i media tradizionali riprendono il progetto, e non a caso sono qui a parlarvi di questa cosa. Ma è un progetto innovativo perché permette, intanto, diciamo, la risposta della rete è stata una risposta eccezionale. Noi abbiamo ricevuto più di 300 capitoli che sono arrivati per questo progetto. Il progetto è visibile sul sito della stampa.it e sul nostro destination blog, che è golivefvg.com, e tutti quanti gli utenti possono leggere il prodotto, scaricarsi ogni singolo capitolo vincente, ma anche andarsi a leggere i capitoli che non sono stati scelti dalla giuria tecnica di Tutto Libri
e quindi partire da un punto e percorrere una serie di scenari diversi, di traiettorie diverse, che è la prima volta che si può fare in campo letterario. Quindi leggere un tragitto e poi, volendo, andare a scegliersene di diversi in diverse ramificazioni. E questo è una cosa che ha funzionato molto bene anche grazie alla proficua collaborazione che si è instaurata con il team di lastampa.it e di Tutto Libri, perché ci ha permesso di esplodere questi contenuti sia sul nostro destination blog, su GoLiveFVG, che su tutti quanti i nostri social media, per esempio tutti i post che sono stati fatti su Facebook parlando di romanzo collettivo hanno avuto un grandissimo successo, a 38.000, 23, 25, 21.000 like per post. Ed è una cosa che ha comunque riscosso grande successo, se ne è parlato molto. Alla fine, quando terminerà il viaggio, che terminerà nella città di Trieste, questo libro sarà scaricabile con un prezzo simbolico e il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad una onlus. E questo è una cosa, adesso credo che i 5 minuti li ho sforati. Dopodiché volevo parlare di un altro piccolo progetto, che è un progetto legato al fatto che, come tutti voi sapete, nel 2014 sarà il centenario della Grande Guerra, partirà il centenario della Grande Guerra e quindi ci sarà un grandissimo focus e moltissima luce su questo tema peculiare della Grande Guerra. E per vedere in che modo potevamo interagire con il Web 2.0 parlando di tematiche un po' complesse come la Grande Guerra, ci siamo chiesti che cosa sarebbe successo se i fanti del 1915 avessero avuto accesso ai social media. Come avrebbero comunicato se stessi e come avrebbero comunicato le emozioni che vivevano. E quindi abbiamo creato l'account Twitter del Milite Ignoto, quindi di un soggetto, di un soldato semplice, che vive l'esperienza della Grande Guerra nei territori che poi sarebbero diventati in futuro il Friuli Venezia Giulia. E naturalmente anche questa cosa è una cosa che è stata recepita molto rapidamente e molto velocemente dai media. È stata una cosa che ha avuto un grande successo mediatico. Noi inizialmente ci siamo interfacciati con gli storici, infatti a capo del progetto c'è una persona del mio team che si chiama Nicola Reverant, che è esso stesso uno storico. E quindi i primi che ci hanno cominciato a seguire, anche se siamo partiti da molto poco tempo, per cui è ancora una cosa, un progetto in divenire, sono stati gli appassionati di Grande Guerra, gli appassionati di storia. Dopodiché siamo stati seguiti dagli appassionati di turismo, che hanno cominciato a essere interessati alla cosa, e via via anche da curiosi che si appassionavano alle tematiche, che via via venivano proposte dai tweet. Quello che noi abbiamo cercato di fare è di parlare dei luoghi della Grande Guerra, che sono per la grandissima maggior parte all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, di accendere le luci anche sul nostro portale verticale di riferimento sulla Grande Guerra, che è itinerarigrandeguerra.it, e aprire delle discussioni, incominciare a interagire con i nostri follower, parlare anche di tematiche odierne che possono essere traslate nel 1915, naturalmente con i dovuti modi. E quindi abbiamo cominciato a interagire con una serie di gruppi. Quando abbiamo fatto un tweet che parlava del ruolo della donna nella Grande Guerra, abbiamo cominciato a essere ritweetati dalle associazioni di tutela del femminile. Ci siamo collegati ad eventi che succedevano nella realtà, ad esempio una cosa particolare: quando nel giorno in cui ci fu lo sciopero dei controlli di volo all'Italia e tutti quanti sono rimasti a terra, noi abbiamo lanciato una serie di tweet sulle forze aeree della Prima Guerra Mondiale, sull'aviazione della Grande Guerra, e siamo stati subissati di tweet che ci dicevano era meglio allora, nella Grande Guerra si era più efficienti di adesso. E comunque anche qui è si cerca sempre di interagire con la popolazione web in forma di peer-to-peer, quindi scambiarsi informazioni e pubblicizzare le nostre regioni della montagna, che sono quelle più pertinenti rispetto alla tematica della Grande Guerra. Infatti gli hashtag che proponiamo sono, oltre al nostro, quindi Friuli Venezia Giulia, FVG e Grande Guerra, tutti quanti gli hashtag storici, quindi le località del Friuli Venezia Giulia e Centenary, Accadde Oggi, First World War, eccetera, eccetera.
Chiudo facendovi vedere i quattro portali che rappresentano la nostra presenza sul web come Regione Friuli Venezia Giulia. In alto a destra vedete il nostro destination blog che è golivefvg.com. A sinistra c'è il portale istituzionale che è www.turismofvg.it, che è in via di ripensamento perché stiamo terminando il bando europeo per proporre una versione totalmente nuova che vedrà la nascita di 13 portali verticali che identificheranno i segmenti turistici regionali e li tireranno fuori dal portale istituzionale andando a parlare direttamente agli appassionati di quei segmenti turistici. Poi abbiamo il portale del nostro prodotto musicale che è Music and Live, musicandlive.it. Noi abbiamo puntato molto sulla musica, sul turismo musicale, abbiamo fatto un prodotto di turismo musicale perché ci sono grandi concerti che ogni anno vengono fatti in regione e noi li utilizziamo per spingere questa cosa, dando la possibilità a chiunque acquisti una notte, almeno una notte in regione, di usufruire gratuitamente dell'accesso ai grandi concerti che si svolgono nel territorio. E in ultimo il portale della Grande Guerra, che è itinerarigrandeguerra.it, che sviluppa tutte quante le tematiche che avranno grandissima luce nel 2014-2015. Sono stato, direi, rapidissimo. Grazie Alessandro. È interessante vedere come anche la storia può diventare un volano turistico, no? Quindi come un account Twitter riesce a canalizzare l'interesse delle persone a visitare quei luoghi, come sono, no? Come sono diventati, come erano e come sono diventati. Ora, per par condicio devo dire un altro ragazzo, perché ho chiamato ragazzi tutti oggi, quindi anche te ti chiamerò ragazzo. Alessandro Ficara, vuoi andare? Fa parte di un'associazione che è nata in un modo molto particolare, molto singolare. Anche qui unire i puntini significa unire le persone, perché da un corso di formazione per operatori turistici questi ragazzi si sono appassionati a cosa? Alla scoperta di poter raccontare la loro storia. Alessandro è un archeologo, quindi non si è mai troppo archeologi per il web, si può dire? Perché in realtà lui ha imparato che anche la sua professione, che sembra così lontana dal mondo del digitale, può avere la sua strada per raccontarsi. L'avete imparata, vi siete uniti in un'associazione e oggi ci racconti come avete fatto. Grazie. Ora non so se abbiamo imparato la strada, però la stiamo percorrendo, ne stiamo facendo tanta. Vabbè, intanto grazie, perché grazie dell'invito, grazie a BTO, grazie agli organizzatori, perché è veramente per noi una sede estremamente prestigiosa, siamo nati da pochissimo tempo, quindi grazie a BTO e grazie ai Maremmans che continuano a darmi la loro fiducia, il loro appoggio, il loro supporto. Chi siamo noi? Noi, dicevi di un corso di formazione, esatto, più che per operatori turistici era un corso di formazione che la Camera di Commercio di Grosseto e la provincia di Grosseto hanno organizzato da questo titolo, il titolo Network for Tourism, quindi imparare ad utilizzare gli strumenti web per migliorare la competitività delle imprese. A questo corso hanno partecipato circa 300 operatori, la cosa bella era che era molto sintetico, sono state 3 lezioni e 7 visite didattiche, distribuito bene su tutto il territorio della provincia di Grosseto, che è veramente notevole, è veramente grosso. Da qui noi che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato una serie di spunti più che di strumenti tecnici, perché il corso è stato veramente breve, però ripeto, la cosa bella era che era destinato ad una platea molto molto vasta, erano più di 300 persone quelle che hanno seguito il corso. Abbiamo imparato cosa? Che ognuno di noi ha una storia da raccontare. Abbiamo imparato che queste storie creano delle connessioni tra luoghi e persone, e alla fine abbiamo imparato che tutti i luoghi raccontano delle storie. Quindi, finito il corso, il tempo non c'era bastato, era stato davvero brevissimo, quindi l'entusiasmo era montato, ci avevano dato questa piazza, questo luogo dove incontrarci. Abbiamo visto che avevamo più o meno tutti lo sguardo già fissato in una direzione e siamo partiti, abbiamo deciso di creare questa associazione, questo gruppo di persone.
E abbiamo iniziato a lanciarci in una serie di attività relative innanzitutto all'obiettivo di promuovere il nostro territorio, quindi la Maremma Toscana. Una cosa interessante è che la nostra provenienza, l'estrazione professionale, umana di ognuno di noi è veramente diversa, anche geografica, perché chi siamo? Dentro c'è di tutto, ci sono albergatori, produttori di vino, produttori di formaggio, agriturismi, io che sono un archeologo, guide ambientali, guide turistiche, quindi davvero persone che a vario titolo sono interessate a raccontare il loro territorio e che di storie ne hanno tantissime da raccontare. Da un punto di vista geografico una cosa parecchio divertente è che da una semplicissima analisi della nostra provenienza, io innanzitutto, abbiamo visto che soltanto il 52%, quindi poco più della metà, degli associati, dei fondatori erano veramente maremmani. Di questo poi siamo stati anche... insomma, tutti quegli altri, il 48% veniva dal resto dell'Italia, veniva dall'Europa, veniva da tanti altri posti, quindi non solo chi era maremmano di nascita, ma anche, forse anche e soprattutto, chi aveva scelto per un motivo o per un altro di vivere in questo territorio, e quindi storie da raccontare ne aveva davvero forse ancora di più. Ci siamo dati un manifesto, quindi una serie di punti nei quali crediamo e che sono quelli che tracciano la nostra rotta, il nostro obiettivo. Il manifesto che cosa riassume? Ancora più dello statuto dell'associazione, riassume i nostri obiettivi, quindi da una parte un obiettivo esterno, diciamo, che è quello di promozione del nostro territorio, dall'altro un obiettivo interno relativo agli associati, a tutte le persone con le quali stiamo entrando in contatto, che è quello di riscoperta di una fortissima identità che esiste in Maremma e che noi crediamo possa essere davvero il valore aggiunto, quello che possa fare la differenza nella scelta di una destinazione turistica, ma una riscoperta di un'identità innanzitutto per chi vive nel posto, quindi per cercare di tirare fuori davvero l'orgoglio di vivere, l'orgoglio e la fortuna di avere quella possibilità di vivere in un territorio meraviglioso come quello da cui veniamo. Cosa facciamo e cosa abbiamo fatto finora? Innanzitutto, vabbè, c'è Marianna qui, quindi mi ha praticamente obbligato a mettere tutta una serie di cose. No, non è vero. Cosa abbiamo fatto? Quando il corso era ancora attivo, quindi ad aprile, abbiamo sposato, ancora l'associazione non era nata, l'associazione è stata fondata inizio agosto, quindi ad aprile, abbiamo partecipato e sposato appieno la causa delle invasioni digitali. Sulle 225 che ne sono state organizzate in Italia e 33 in Toscana, 7 erano in Maremma e 5 possiamo dire con un certo orgoglio di averle organizzate noi. Alla riscoperta di quelli che erano luoghi più o meno conosciuti del nostro territorio e comunque luoghi che avevamo davvero voglia di invadere e di riportare alla ribalta, quindi di tenere accesi questi riflettori su questi luoghi. Vanno da Grosseto a Massa Marittima, la zona del Tufo, di Pitigliano, insomma vari ed eventuali, insomma dei posti davvero meravigliosi. E quello è stato un po' quello che ci ha fatto da collante e da benzina per partire, per andare avanti con la nostra avventura. Ci stiamo strutturando, perché davvero non siamo dei professionisti, siamo dei dilettanti parecchio volenterosi e che stanno imparando parecchio da questa avventura. Quindi ci siamo strutturati come social media team della Maremma. E abbiamo iniziato a seguire una serie di progetti legati alla pubblica amministrazione, legati ad eventi della tradizione locale, quindi il Maremma Wine Shire, feste della tradizione locale, sagre, eventi come la Notte Visibile della Cultura, salve, e feste, concerti, eccetera, eccetera. Robert. Incuti un po' di... E quindi abbiamo iniziato a seguire tutta questa serie di eventi, a raccontarli come sappiamo fare noi, a raccontarli sui social.
Abbiamo da tutti questi viaggi, da tutte queste avventure tirato fuori, organizzato una mostra fotografica che sta girando per il territorio della Maremma, quindi viene ospitata, viene richiesta sia in Maremma ma anche all'estero, perché dall'ENIT ci hanno richiesto la mostra in svariati istituti della cultura del resto dell'Europa. Quindi questa mostra per adesso è stata ospitata in quelli che sono i puntini rossi che vedete, e questi sono alcuni degli scatti. Quindi sempre tutto con la voglia, con l'emozione e con la passione di raccontare questa avventura bella che stiamo vivendo. Abbiamo seguito sempre per conto dell'ENIT, quindi anche lì una grossissima occasione, come inviati ufficiali i mondiali di vela di Marina di Grosseto, a parte che qualcuno è stato male sulle barche, però per il resto è stato tutto parecchio divertente. Abbiamo intercettato e ospitato Thelma, ho visto prima all'ingresso, quindi nel tour che lei ha fatto ad agosto ha passato due giorni in Maremma assieme a noi, e tra una cena, una degustazione, un'escursione, una visita abbiamo avuto modo di imparare parecchio da lei, e spero che lei insomma sia rimasta soddisfatta da quello che ha raccontato, penso di sì. Abbiamo inventato questo format, c'è qualcuno che si sta nascondendo, però abbiamo inventato questo format di Maremmans Tribù Ospitale, per cui ospitalità in cambio di conoscenze. Abbiamo nel mese di agosto ospitato Antonio Maresca per due giorni in Maremma, e niente, lui in cambio ci ha dato una lezione di quello che fa lui, quindi sull'uso degli strumenti social, su Facebook in quel frangente, però abbiamo intenzione di continuare su questo format, quindi l'idea di ospitare dei professionisti, raccontare il nostro territorio e farci dare in cambio semplicemente quello che loro fanno, quello che loro sanno, pensiamo possa essere un'idea parecchio interessante. Cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo intervistato Andrea Camilleri, ci siamo fatti raccontare da lui perché ha scelto di vivere in Maremma, perché ha scelto di passare gran parte dell'anno in Maremma, e anche questa, poi per me che sono siciliano, insomma non ne parliamo, facevo fatica a fargli le domande. E anche questa è stata un'occasione incredibile. Siamo andati in trasferta a Verona, ma io ho sforato i tempi, ora mi ammazzo. Siamo andati in trasferta a Verona per conto della provincia di Grosseto e della Camera di Commercio a seguire Fiera Cavalli, anche lì è stata una bellissima avventura. Quindi ecco, siamo nati davvero da poco tempo, da agosto, le idee, gli eventi, l'organizzazione che sicuramente in divenire, sicuramente abbiamo tantissimo da imparare, abbiamo sforato i tempi. Il cuore del nostro lavoro qual è? Il nostro blog. Ci sono al momento 76 post con contenuti originali, 76 storie raccontate da più di 40 autori, e intorno a questo insomma strutturiamo quella che è la nostra attività. La nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter, che insomma cominciano ad avere un discreto numero di seguaci, quasi 5.000 foto con tag Maremmans, che ormai ci ha un po' preso la mano a noi, a tutti quegli altri che ci seguono, il profilo Pinterest del quale non parlo perché c'è una professionista, e il gruppo chiuso che è la nostra piazza dove ci incontriamo, dove anche risolviamo problemi. C'è qualcuno che è andato in overbooking, ha chiesto ragazzi dove posso ospitare queste persone, e lì vengono risolte. Ragazzi, che cosa c'è da consigliare ai nostri ospiti per stasera o per questa settimana, e lì si risolve in tempo reale la nostra situazione, il nostro problema. Pinterest è tornato indietro, il gruppo chiuso, cos'è che vogliamo fare? Stiamo organizzando tutta una serie di corsi di formazione interni, quindi per condividere tra tutti gli associati quello che noi abbiamo imparato e quella che è la nostra visione di questo viaggio, di questa avventura. Coinvolte, anch'io sono guida ambientale, lì c'è un'altra, insomma, coinvolgere le guide turistiche e le guide ambientali, che sono quelle che sicuramente hanno un'idea, una conoscenza molto dettagliata del territorio, quindi formazione interna, agite sul territorio e contatto con altri gruppi, con altri social media team della Toscana e dei territori limitrofi. Ho sforato troppo. Grazie. Grazie. In realtà mi piacerebbe, prima di chiudere, fare una domanda. Mi sono molto divertita quando hai parlato, non vorrei essere blasfema, ora spero che... insomma, abbiamo detto che non è moderato il panel, quindi si può dire. Abbiamo detto che Cristo si è fermato a Eboli, no? Ma l'avete fatto ripartire poi sto Cristo, oppure...
Ora ti posso pagare. No, in realtà la domanda... appunto, non te l'aspettavi. Quando scherziamo, ovviamente sono temi seri, però quando scherziamo a volte su queste cose in particolare, la battuta è: Cristo si è fermato da deboli, ma saliva o scendeva. Il punto non è questo, il punto è che in realtà Cristo si è fermato a deboli, ci ha dato una grande visibilità, poi ha portato l'interpretazione del Cristo si è fermato a deboli a guardare la Basilicata come una terra povera, come una terra triste, come una terra spesso con gli occhi al passato. L'esempio è Matera era la città che era vergogna dell'umanità, doveva scomparire, ne hanno parlato stamattina, ne ha parlato Verri stamattina. Oggi è, oltre a essere candidata a capitale della cultura nel sestetto finale, oggi è una città che fa dell'innovazione all'interno dei sassi di tufo il proprio punto forte. Ho citato Leonardo Sinisgalli perché quello è l'elemento di proiezione al futuro che abbiamo. Era un poeta, era un ingegnere, era un uomo di comunicazione che ha inventato la comunicazione delle più grandi aziende italiane come la Olivetti, come la Pirelli, come l'Alfa Romeo. Non è molto conosciuto, mi aiuterà Pierluigi Vaccanio con Twitteratura a costruire anche il profilo di Leonardo Sinisgalli e andremo avanti anche per farvelo conoscere in questo senso. Vi dico questo, negli anni 50, se ci fosse stata una BTO di allora, Leonardo Sinisgalli ne sarebbe stato un grande protagonista, come oggi noi partecipiamo a questo. Grazie Marianna. Grazie Sanni. Se non ci sono domande da qualcuno magari di voi che le volesse fare... Sono molto bravo a giocare a biliardo, se mi invitate in Maremma vi insegno l'ottavina, è possibile? No? Si può fare? No, mi piaceva proprio a te Alessandro chiedere questo, ma mi è sembrato di capire che non abbiate ancora finito con i capitoli, e il progetto poi finito, una volta finito qual è? La cosa migliore che si potrebbe fare è pensare a una trasposizione cinematografica di questa cosa, perché a parte la storia è, secondo me, è bellissima quella che ne è venuta fuori e si presta molto ed è una storia che parla delle nostre regioni e dai messaggi giusti. Peraltro devo dire che come regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la Film Commission del Friuli Venezia Giulia, ultimamente ne stiamo sbagliando poche, perché abbiamo coprodotto due film, uno è Zoran che ha trionfato a Venezia e l'altro è Tyr che ha vinto il Festival di Roma, per cui insomma faremo 3 su 3, magari non sarebbe male. Grazie. Continuo io allora, se c'è, perché ho avuto alcuni spunti che sono secondo me molto interessanti. Nel privato avete trovato, mi è sembrato di capire, una grande collaborazione, siete riusciti a realizzare un network, diciamo, virtuoso di operatori che poi vi hanno appoggiato nel progetto per andare avanti, no? Me l'ha raccontato un po' meglio. Una parola a testa. Sì, in realtà quando abbiamo presentato, innanzitutto questo progetto è stato finanziato con la tassa di soggiorno, per cui voi tutti ben sapete le difficoltà di utilizzare i fondi della tassa di soggiorno per attività promozionali. Per fare questo abbiamo fatto un lavoro dal basso, giusto per usare la tua terminologia, che è quello di coinvolgere gli operatori. Quindi il progetto prima le abbiamo presentate alle associazioni di categoria, le associazioni di categoria l'hanno condiviso, dopodiché col comune abbiamo deciso di farlo. C'è stato un ottimo riscontro da parte dei vari operatori economici, tant'è che nei 20-22 weekend che abbiamo fatto, forse anche di più, come vi dicevo, loro ci hanno offerto l'ospitalità negli alberghi, nei ristoranti, nei musei, nelle visite guidate, eccetera, e abbiamo anche tutto il 2014 coperto, nel senso ci hanno loro stimolato a dire continuiamo a farlo, adesso abbiamo l'idea di farlo su Berlino con la Lufthansa, eccetera. E vi devo dire, poi io faccio il mestiere, quindi mi occupo del turismo per la città di Bologna, questo è stato uno dei risultati più importanti. L'altra cosa, e concludo, è il fatto che i singoli operatori hanno iniziato ad aprire dei canali Facebook, dei canali Twitter, ritwittavano le nostre, diciamo, i nostri tweet. Noi abbiamo creato una struttura dedicata chiaramente per far questo. Prima non l'ho detto, ma mi sembra ovvio, nel senso noi abbiamo una struttura di 8 persone tra redazione del sito e redazione social. Sono venuti a trovarci
nella nostra redazione per capire. Infatti l'anno prossimo abbiamo anche come obiettivo quello di fare un programma di formazione sul digital marketing. Grazie. Integro solo con un'altra partecipazione che è stata interessante, che è quella dell'aeroporto di Bologna, che, per cui ha fatto direttamente parte dell'attività, e c'era questa cosa molto carina per cui quando l'utente atterra a Bologna, che venga da UK o Turchia eccetera, fa check-in in aeroporto e ha il caffè pagato, e da lì poi parte il weekend con ristoranti eccetera. Questa è una cosa molto divertente. Grazie, allora innanzitutto rimanete, perché qui dopo ci sono ricchi premi e cotillon, come potete vedere là davanti, quindi sì, uniamo i pezzettini dopo, oltre che i puntini. No, i puntini li abbiamo uniti perché sia in un caso che nell'altro troviamo ospitalità in cambio di formazione, in cambio di racconti, in cambio di contenuti. Troviamo la storia, che in due dei nostri racconti l'abbiamo evidenziata, quindi no, la storia del Milite Ignoto, l'archeologia, che comunque è archeologia storica. E infatti ti volevo chiedere, Alessandro, proprio su questo, state portando avanti un progetto di archeologia medievale, quindi state ricreando una... Ora poi lo racconti te cosa state facendo, però è interessante che l'archeologia si coniuga ancora con il turismo e ancora con il racconto. Ci racconti questa esperienza ultima che state facendo, così poi... Sì, dunque in realtà questa è una cosa che viene dal mio lavoro e dalla mia professione, la sto condividendo con i Maremmans in termini di bellezza del progetto, e quindi di volerlo condividere con loro, e perché ha delle ricadute turistiche. Quello a cui ti riferisci è all'interno della struttura dei Parchi Val di Cornia, quindi zona promontorio di Piombino, stiamo ricostruendo una abitazione medievale, rimettendola in piedi con quelle che erano le tecniche dell'epoca. Chiaramente la ricaduta turistica è notevole, siamo all'interno di un parco archeologico e la visibilità di un progetto di questo genere, insomma, è parecchio importante. In Francia ci hanno costruito un parco archeologico rispetto a un progetto analogo a questo, ed è da 15 anni che riescono a viverci, e noi lo stiamo raccontando anche attraverso i social e lo stiamo condividendo, insomma. Grazie. Cioè, avete qualche domanda magari da fare? Qualche spunto che volete condividere? No, allora io vi ringrazio perché è stato molto interessante. Abbiamo unito qualche puntino oggi. Grazie.